Allora, in questo meraviglioso tempio possiamo assistere a un'appropriazione indebita. Lo commenteremo al momento opportuno, intanto adesso lo filmiamo. Questa è tutta la classica manifestazione di appropriazione indebita. Qui è stato fatto tutto da lor signori. Va bene? Qui ci sono alcuni reperti ottenuti in loco e continuiamo la lettura, che si vede abbastanza bene di quello che c'è scritto. Questi qui dove arrivavano poi dedicavano alle loro divinità, questo è chiaramente qualcosa che dice la tale Maria, chissà chi è, come smantellatore del mondo dei mostri, delle creature di un mondo preolimpico che vengono ad essere praticamente eliminate e assorbite da un ordine successivo. L'ordine degli dei olimpici si afferma anche grazie alle 12 fatiche zodiacali di Ercole, che in questo luogo, per esempio, più o meno traguardando l'arco di Giano alle pendici del Palatino, dove erano le scale di Caco, sconfigge e distrugge Caco, essere ferino e vulcanico, animale, uomo e animale che rappresenta proprio le forze ctonie, che in qualche modo vengono ad essere assorbiti in un nuovo ordine più olimpico, un nuovo ordine celeste, un nuovo ordine apollineo. In questo senso è testimonianza appunto della presenza storica di mercanti greci, probabilmente fin dall'età micenea, che bazzicavano questi lidi del Tevere, e il carattere destinale, diciamo, di riva greca di questo luogo lo si può vedere dal fatto che storicamente è ovvio, come attestazioni archeologiche le abbiamo qui dal V-VI secolo a.C., non prima, però nel mondo della mitistoria, ripeto, Ercole è attestato qui fin dalla Roma prima di Roma. Tradizionalmente sappiamo che Romolo è stato l'unico culto straniero che ha voluto accettare all'interno del Pomerio, all'interno comunque della cinta sacra di Roma. E però guardate, poi qui abbiamo Santa Maria in Cosmedin, la chiesa greca per eccellenza di Roma. Nella serie di cicli storici e controcicli che si succedono nella storia romana, ecco che una nuova Roma, la seconda Roma, la Roma cristiana, comunque vede qui il luogo d'incontro della romanità latina con il mondo della grecità, quindi con il mondo di quella seconda Roma che era Bisanzio, che ha qui praticamente la sua attestazione, che ha qui il suo luogo centrale. Ercole, ripeto, è un fattore di ordine anche nei tempi di caos, no? Ricordate come nella tarda romanità, poi nel momento in cui Diocleziano tenta quell'ultima disperata e grande opera di restaurazione dell'ordine romano, che darà i suoi frutti forse fuori da Roma, forse a Oriente, forse nel mondo di Bisanzio e altrove fino al mondo russo, fa sì che lui e i suoi, diciamo, vicari prendano il nome rispettivamente l'appellativo di Giovio ed Erculio, di padre e di figlio. In fondo quindi è un luogo consacrato a che cosa? Alla forza giusta, alla forza, diciamo, consacratrice di uno spazio purificato dai mostri, dal disordine e dal caos. In questo senso anche ha una logica anche la natura di questo tempio dedicato a Ercole Olivari. Ora non voglio tediarvi con storie relative molto più alle attribuzioni specifiche di Ercole, però ricordate che la clava di Ercole, che è uno strumento di difesa e in qualche modo anche di giustizia, all'origine era fatta con il legno d'ulivo, con il legno di un colossale ulivo che lui aveva sradicato per combattere il leone Nemeo. Tutto, diciamo, ha in qualche modo un senso e una logica. Quella clava, che poi diventerà nell'ambito, diciamo, militare, spesse volte la mazza o mazza ferrata, e che diventerà nell'ambito dei simboli di comando la mazza o scettro del comando o bastone di maresciallo, in qualche modo. Questa è forse l'immagine più
significativa di Ercole, l'idea al di là dello scatenamento della forza bruta, l'idea di qualcuno che compie un sacrificio oscuro per uno scopo che non comprende nemmeno, spesso e volentieri è l'immagine anche del dovere, della fedeltà ad uno scopo, ed è anche spesso e volentieri appunto l'immagine di ripristino di un ordine violato, di creazione di un ordine dove questo ordine non c'è. Questo fondamentalmente, diciamo, è il senso della presenza di Ercole qui in questo tempio costruito a More Greco, come vedete, senza il podio, senza le caratteristiche dell'architettura romana italica, che testimonia proprio di un'acculturazione o inculturazione, come si usa dire, di modalità della grecità all'interno, nel cuore appunto, della Roma tradizionale. Questo soltanto volevo dirvi, perché con la presenza di questo tempio e la piantagione dei due olivi che sono stati piantati e oggi consacrati, e con tutto quello che abbiamo visto, con il bellissimo spettacolo che ci ha concesso, spettacolo, cerimonia, ripeto, dico spettacolo ma è riduttivo, che ci ha concesso Maria Luisa, possiamo concludere qui questa splendida giornata, dove ho l'idea che siano stati in qualche modo gettati dei semi d'ulivo, che non sono anche solo e unicamente semi d'ulivo inteso generalmente e banalmente come albero della pace, ma come albero di una pace che corrisponda anche ad un'equità e a un equilibrio e a una dimensione di armonia, diciamo così, pitagorica, come erano pitagorici i movimenti della danza che avete visto di Maria Luisa, no? In questo contesto nulla è casuale o arbitrario o lasciato così ad una indeterminazione, ma tutto acquista una dimensione di senso, e anche i gesti che noi facciamo, soprattutto se lo vogliamo, possono acquistare una dimensione di senso e lavorare per una costruzione che si dirige verso, in qualche modo, un indefinito futuro. Oggi 19 maggio, giorno sacro alla Dea Dia e giorno sacro quindi anche ai fratelli Ervali, a quella antichissima confraternita della Roma più arcaica, rimasta intoccata e immutata nei suoi rituali e nelle sue cerimonie fino alla più matura romanità, che in qualche modo svolgeva con le sue periambulazioni e i suoi percorsi un ruolo di tutela, che poteva essere all'origine tutela agraria, tutela contro la ruggine delle messi, tutela contro funzioni prevalentemente rurali, ma era anche in qualche modo, come tutte le circumambulazioni, ripristino di un ordine violato o manutenzione di un ordine che è sempre minacciato dal caos e che sempre deve essere in qualche modo, con le piccole azioni e i piccoli gesti di tutti noi, in qualche modo ripristinato. Ripristinato, ognuno deve dare veramente il suo contributo, di cui poi non vede il frutto, ma che fruttifica, secondo una mentalità antica, molto più tardi. Così come i mulini degli dèi, si diceva, macinano lento, no? Macinano lento, per cui immaginate la visione tradizionale della colpa che si abbatteva anche su coloro che per la nostra mentalità non erano assolutamente appunto colpevoli, perché c'era un'idea di identità che trascendeva le generazioni. Beh, così anche l'operare, diciamo così, con la volontà buona è un qualcosa che poi fruttifica sul lungo periodo. In questo senso ho l'impressione che oggi sia stata fatta in qualche modo una cosa giusta, non so dirvi se giusta e perfetta, ma comunque nell'ambito di un elemento di armonia. Grazie a tutti voi per aver partecipato e per aver dato il vostro contributo. No, quello è il tempio cosiddetto della fortuna virile e che in realtà è tempio di Portunus, quindi divinità fluviale che proteggeva e tutelava il porto fluviale.